Siamo al Palazzo delle Servite, entriamo all'interno, un palazzo nobiliare settecentesco che si trova nel cuore del centro storico della città. Ed è qui, in questo splendido chiostro, che incontro Rosangela, operatrice turistico-culturale. Ciao Rosangela, ben trovata. Grazie a voi per essere venuti. Sono Rosangela Prospero, socia della cooperativa Spirito Salentino, che gestisce i tre beni del territorio di Manduria, il Grande Museo delle Grandi Guerre, il Museo Archeologico e il Parco Archeologico delle Mura Messapiche, appunto di Manduria. Questo è un luogo stupendo, Rosangela. Esatto, qui esatto. Ad esempio? Qui abbiamo il chiostro che appunto appartiene al monastero delle ex servite, che strutturalmente, come potete vedere, è scandito da una serie di enormi arcate. Isabel, da questo splendido chiostro io ti conduco all'interno del Museo delle Grandi Guerre. Non vedo l'ora, andiamo. Quindi questa scalinata, Rosangela, conduce all'interno del nostro amato museo civico dedicato alle due grandi guerre mondiali. Un museo inaugurato da non tanto tempo. No, precisamente il 28 marzo del 2018. E già qui, Rosangela, che cosa possiamo vedere? Puoi assaporare il gusto della storia e della cultura manduriana che si fonda insieme a quella statunitense. Che meraviglia! Sì, è stato allestito in ogni particolare, in ogni dettaglio. Trattasi di un contenitore veramente di storia e di cultura, dove è possibile ammirare e conserva anche tutti gli elementi, cimeli, documenti, lettere, proprio appartenenti ai soldati statunitensi americani. Perché proprio i soldati statunitensi? Nella notte tra il 9 e il 10 luglio del 1943 gli anglo-americani sbarcarono nell'Italia meridionale, dapprima in Sicilia e poi salirono in Puglia, quindi più precisamente qui a Manduria. E il Museo degli Americani, come molti cittadini locali lo hanno definito, proprio perché c'è un filo conduttore che collega il manduriano, i manduriani anzi, con i soldati americani. E questo luogo è proprio testimonianza di tutto ciò. Esatto, tutto ciò che viene visto, che voi vedete, non è altro che delle donazioni fatte dagli eredi, dai figli, dai nipoti, di coloro veramente che hanno combattuto qui nel territorio di Manduria durante la Seconda Guerra Mondiale. Vi faccio vedere gli elementi, le munizioni che ci hanno lasciato gli eredi, i figli dei nostri soldati americani. Questo è il cosiddetto puntatore di Norden. Ma cos'è il puntatore? È uno strumento computerizzato meccanicamente, ove andava a stabilire il punto preciso in cui la bomba doveva essere sganciata. Era tutto, diciamo, computerizzato all'interno appunto dell'aereo. Poi qui abbiamo un'altra serie di teche dove è possibile ammirare ad esempio le divise militari. Abbiamo dell'esercito che fortunatamente ci sono arrivate e donate intatte, con anche una serie di fotografie e cartoline. Questo perché molto spesso tra familiari vi era una corrispondenza scritta, anche se in quel periodo ovviamente c'era l'analfabetismo, però molto spesso ci si aiutava per appunto scrivere la lettera della mamma per il proprio figlio venuto qui a combattere. Abbiamo ancora un'altra divisa con l'elmo. Sembrano veramente sì, sono veramente conservate bene, anche perché ovviamente le teche sono chiuse ermeticamente, nessuno
le può aprire gli elmi di combattimento, quindi delle bombe, dei piccoli proiettili, delle borracce, delle valigette che erano realizzate con il riciclo delle lattine per la conservazione della carne e dei pomodori. Sì, invece di essere gettate, i soldati avevano anche dimestichezza nel realizzare queste piccole cassette. Si sa, i soldati anglo-americani erano costretti a vivere in condizioni igieniche sfavorevoli e per lo più all'interno di baracche, ove veramente faceva freddo durante l'inverno e caldo durante la stagione estiva, perché a Manduria, come anche nel resto della Puglia, pullula, diciamo, lo scirocco, quindi si avverte il caldo afoso. Qui è un esempio di brandina, dove ovviamente il soldato riposava, dormiva. Come già ti ho detto in precedenza, queste valigie erano ottenute con il riciclo delle lattine per la conservazione della carne e dei pomodori, utilizzate quindi come valigia per potersi spostare. Particolare è questo sgancio a bombe. In realtà aveva una duplice funzione. Sembra uno scranno, sembra un... non prendere paura. Al centro praticamente vi è la sagoma della bomba che veniva agganciata e nel momento in cui doveva essere, diciamo, sganciata, si toglieva questa, diciamo, questa protezione. È curioso da vedere, da dire che questo sganciabombe era utilizzato anche come sgabello o come scaletta, quindi aveva una duplice funzione. Queste attualmente noi le vediamo a protezione degli scantinati, delle cantine, delle famiglie, delle case vecchie. In realtà questo era un reticolato della pista dove appunto atterravano, esatto, dove atterravano gli aerei. Nel momento in cui c'era pioggia, il terreno si presentava melmoso, fangoso e quindi questo reticolato veniva inserito, realizzato a protezione, consentiva l'atterraggio sereno. Sereno, tranquillo e stabile. Il Museo Civico ha dedicato a due grandi personaggi di Manduria due teche appositamente realizzate, ossia Elisa Springer e Cosimo Moccia. Vi voglio un po' illustrare chi sono stati ovviamente questi due grandi personaggi locali che hanno anche avuto un'assonanza anche a livello italiano almeno. Elisa Springer è un'ebrea, nasce a Vienna nel 1922 appunto da una famiglia ebrea. Lei vive con e assapora in maniera molto diciamo acida il terrore del campo di sterminio nazista. Infatti a soli 26 anni venne deportata dapprima nel campo di sterminio di Birkenau e poi in quello di Auschwitz, però sopravvive insieme agli altri e fortunatamente ritorna a Vienna e poi in Italia, dove poi si sposerà. Si sposerà con un medico locale. Quindi la sua vita si normalizza, nasce un figlio, però nessuno sa di lei, nessuno conosce la sua storia di terrore, di umiliazione. Le è stata privata la dignità, la femminilità durante la sua permanenza nel campo di sterminio. Però solo col figlio Silvio riuscirà ad aprirsi. Infatti a soli 77 anni, nel 1995, con il figlio ritorna nel campo di concentramento di Auschwitz, rivive con i suoi occhi la tragedia della sua vita, sente le urla dei bambini, sente le urla dei soldati tedeschi, sente l'odore delle camere a gas. Ed è proprio in quel momento che riesce a confidarsi appunto con il figlio e ne nasce anche un libro, Il silenzio dei vivi. La prossima teca è dedicata a Cosimo Moccia, nome di battaglia Aldo Moccia. Lui nacque a Manduria nel 1922. Si arruola dapprima in età giovane nell'arma dei carabinieri, però dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943 passa o si schiera dalla parte dei partigiani.
proprio questo schieramento gli costò la vita. Infatti, dopo una serie di torture, non fu trucidato perché non volle confessare il nascondiglio dei suoi partigiani. Quindi proprio per questo motivo venne trucidato in età giovanile, a soli 22 anni, a Tramonti di Sotto nel Pordenone. Gli fu insignito la medaglia d'oro al valor militare, che poi divenne, senza ancora, con motivazioni ancora oscure, medaglia d'argento. Il Museo Civico ha dedicato a Norma Corsetto questa piccola sezione, se così la vogliamo chiamare. Chi era Norma Corsetto? È stata una ragazza manduriana vittima delle foibe. Infatti venne catturata in tenera età, rinchiusa nell'ex caserma della Guardia di Finanza, spogliata, denudata proprio della sua dignità, della sua femminilità, stuprata da un gruppo di aguzzini e poi gettata nella foiba. E appunto il Museo Civico, insieme poi alle massime autorità della città, ha voluto dedicare proprio a questa ragazza una piccola come posso dire, un omaggio, esatto, giusto, esatto, e viene sempre sì omaggiata in questo senso. Abbiamo un plastico realizzato dai ragazzi della scuola di Michele Greco di Manduria, ove è rappresentato simbolicamente un parco giochi realizzato nel rione Santa Gemma, sempre di Manduria. Curiosità, ogni albero simboleggia un soldato americano, quindi è anche questo plastico un omaggio ai soldati americani che appunto hanno combattuto nella Seconda Guerra Mondiale proprio qui a Manduria. Mia cara Isabel, ora ci addentriamo in questo settore del convento che abbiamo dedicato invece alla Prima Guerra Mondiale, ma a differenza delle teche che abbiamo visto e descritto, qui c'è solamente una serie di pannelli che illustrano quello che è stato, diciamo, l'avanzata, o meglio l'emigrazione dei profughi trentini qui nella Puglia e in particolare a Manduria. Siamo nell'ottobre del 1916 e molti profughi trentini arrivarono a Manduria, ma anche come a Gioia del Colle, Altamura, perché nell'Italia settentrionale vi era l'avanzata austriaca proprio per il predominio dell'Italia settentrionale. Qui abbiamo appunto una serie di pannelli che mostrano la vita che si conduceva all'epoca nelle varie cittadine occupate dai profughi trentini. Qui vi è Don Antonio Pellegrini, che è stato un punto di riferimento per i profughi trentini. Era un prete e quindi ci si andava, come attualmente si fa, a confessarsi, tra virgolette. Solitamente noi ci soffermiamo su questo pannello, Mandurino Veis. Ma chi era Mandurino Veis, questo bimbo? Nacque a Manduria e pochi giorni dopo il padre decise di andarlo a registrare all'anagrafe con il nome di Mandurino Veis. Nello stesso giorno incontra un altro padre che attribuisce al suo nascituro il nome di Trento Giovanni. I due bimbi però sanno della loro esistenza, ma fisicamente non si conoscono. Hanno la possibilità di conoscersi durante la guerra, perché furono presi dagli inglesi e imprigionati nel Kenya. In quell'occasione il signor Veis sentì citare, urlare il suo nome, e così anche l'altro ragazzo, l'altro bimbo che appunto era divenuto adulto, sentì citare, nominare il suo nome. Quindi da quel momento in poi i due, che erano bimbi, diventati adulti e quindi soldati, iniziarono a ricercarsi. Quindi è una storia bella, simbolo. Esatto, di quella che fu l'avanzata, o comunque l'arrivo dei profughi trentini qui a Manduria.
Angela, grazie per questo affascinante ed emozionante salto indietro. Grazie a voi, e sono stata veramente lieta ad accogliervi in questo bellissimo museo.